recuperare domanda in diretta e pure domanda recentissimamente gli X-Sense, band di Firenze, band fiorentina, che tra pochino ci presenteranno il loro lavoro che si intitola Histrionic. Io sono, diciamo, il rincoglionito che sta il computer in camera la notte, sono sono quello che diciamo che ha l'idea principale, ma poi insomma poi niente, come faccio tutto io dopo di no. Insomma, in pratica suoni anche la batteria e il basso. Sì, la suono col mouse, la batteria, no, diciamo che appunto i testi nascono in qualsiasi modo, ecco, uno può essere ispirato da qualsiasi cosa, anche da un altro brano, perché no, anche da situazioni di vita, insomma, risposte scontate, insomma, è la verità. E quindi niente, il pezzo nasce, viene elaborato nel tempo, non sono uno, ecco, per esempio, che non ama cominciare e finire un pezzo, insomma, comincia 3, 4, 5, 6 insieme, poi lasciali magari qualche mese, poi un po' di liquida fuori, li mescola, ti faccio un po' di questi troiani. Aspetti il momento vincente. Aspetti, esatto, esattamente. Ti travolge. Bene, quindi invece per quanto riguarda le liriche, il cantato, mi immagino che i testi, quantomeno, siano a cura di Massimiliano. Bene, quindi non possiamo far domani. Ci avete fatto un web counter di comunque sono puntata bene. Il chitarrista di Darken, esatto, di Darken, con il quale poi abbiamo avuto l'onore di suonare a Roma. E poi è stato masterizzato da un ragazzo che si chiama Dario, con un nome che viene semplicemente di Sicilia, che anche lui è un emergente, diciamo, del settore, che quindi offriva delle buone promozioni, ha fatto un bel lavoro, tanto per quanto riguarda la masterizzazione, quello che interessava a noi era, diciamo, tirar fuori un po' il volume, ecco, il grosso del lavoro era avvenuto nell'editing, e lì veramente sottolineo che è stato fatto un lavoro enorme, al solo pensiero mi viene veramente di urti di vomito quello che abbiamo passato dentro quegli studi, e poi chiaramente il mixaggio è stato affidato alle mani esperte di Class, che nell'arco di 7-8 giorni, quindi relativamente breve perché si tratta di un brano poco più al giorno, ha tirato fuori un risultato che per le nostre tasche è eccellente, perché comunque è sempre necessario fare una proporzione tra quello che si spende e quello che ne viene fuori. Certo. Il nostro budget era limitato, nel senso che comunque si tratta di, sono dischi autofinanziati questi. Beh. Abbiamo investito, diciamo, e abbiamo cercato di tirare fuori il meglio.